Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo subito i fatti in primo piano. Temperature più basse di 2 gradi su bus elettrici e tram, vetrine dei negozi spente di notte, smart working il venerdì per la pubblica amministrazione, il piano sala contro i rincari. Anche Motta sconta il problema dei rincari delle bollette, il comune ha una ricetta, uscire dalla centrale unica di acquisti una volta trovato un fornitore più conveniente. E sono dati allarmanti quelli pubblicati dal dossier in difesa 2022, soprattutto in Lombardia, i reati ai danni di minori sono cresciuti di oltre il 20% in un anno. Due bagni andati deserti, la ricerca di medici di base per far fronte all'emergenza sogna un punto di svolta, con il terzo bando arrivano 152 candidati. Aumenta il valore degli immobili nuovi a Milano ed anche i prezzi. Nel primo trimestre di quest'anno si registra quasi il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In apertura di questa edizione ancora una volta il problema dei rincari con Milano che, dopo aver spento le luminarie di Natale, decide anche di proseguire l'opera con le vetrine dei negozi durante le ore notturne, ma non solo, è il piano sala che sta già suscitando diverse polemiche. Sentiamo. Temperature più basse di 2 gradi su bus elettrici e tram, vetrine dei negozi spente la notte e un'ora in meno di illuminazione stradale sono solo alcuni dei provvedimenti con cui il Comune di Milano si prepara ad affrontare la crisi energetica in vista dell'arrivo della stagione invernale e attraverso i quali Palazzo Marino conta di risparmiare più di 1,5 milioni. Ad annunciare il maxipiano per fronteggiare il caro bollette è il sindaco di Milano Beppe Sala, che oltre a ricordare le misure che valgono a livello nazionale, come la riduzione di 15 giorni della stagione termica e la diminuzione di un grado della temperatura negli edifici, ha annunciato una serie di azioni rafforzative con l'obiettivo di ridurre i consumi della città di Milano. E la prima misura riguarda lo smart working per gli uffici pubblici. Cominciamo dallo smart working. Ne ho parlato spesso in questi giorni e siamo arrivati a definire la formula insieme ai sindacati. Chiuderemo alcune sedi di uffici comunali venerdì, così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile in occasione della chiusura saranno quindi invitati a farlo. Chi non potrà sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come per esempio quella di Via Larga. Ovviamente questa misura riguarderà in misura limitatissima gli uffici aperti al pubblico. Ridurremo il funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove è possibile, e delle pompe di acqua rifalda. A partire da fine mese poi il Comune ha intenzione di diminuire di un'ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale, prevalentemente al mattino, e abbassare di 2 gradi la temperatura di bus elettrici e tram. Inoltre Palazzo Marino sta lavorando a delle iniziative anche per i negozi milanesi, dallo spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte ad una maggiore attenzione alla chiusura e apertura delle porte. Dopo i provvedimenti del governo, anche il Comune di Milano sta adottando delle iniziative interessanti in merito al risparmio energetico e del gas. Faremo la nostra parte per quanto riguarda lo spegnimento anticipato di insegne e vetrine, sempre però nel rispetto del presidio di sicurezza dei negozi. Faremo la nostra parte anche per quanto riguarda il tema di apertura e chiusura delle porte, ribadendo l'efficacia delle lame d'aria, e apprezziamo il provvedimento adottato dal Comune rispetto al bando Prossima Impresa, che va a stanziare dei contributi e dei finanziamenti per il check-up energetico. Infine il Comune, insieme al Politecnico di Milano, partirà nei prossimi giorni con una campagna di sensibilizzazione per i cittadini con consigli utili per ridurre gli sprechi energetici. Il secondo piano di intervento riguarda i cittadini, le cittadine e anche i city users. A partire da martedì prossimo, il 18 ottobre, inizieremo una campagna di sensibilizzazione con consigli pratici, fatti con il Politecnico, da mettere in atto quotidianamente per ridurre i consumi. Lo faremo con gli strumenti a nostra disposizione per garantire la più ampia diffusione possibile. Quello dei rincari è un problema delle grandi realtà come Milano, lo è a maggior ragione per le piccole realtà di provincia come Motta Visconti, che però ha una ricetta: trovare un fornitore più conveniente dell'energia e poi uscire da Consip, la centrale unica per gli acquisti.
Anche il comune di Motta Visconti è afflitto dal problema di come pagare le bollette per le utenze comunali, ma a differenza dei suoi omologhi, il primo cittadino Primo De Giuli si pone una domanda ben precisa. Come mai Consip non riesca a tutelare al meglio i prezzi delle utenze per i comuni? Infatti gli aumenti registrati dal comune sono ben diversi da quelli che lui vede nella sua attività come imprenditore. Naturalmente siamo messi come tutti i comuni, penso in questo momento qua, con molta difficoltà. Abbiamo naturalmente le bollette delle scuole, abbiamo le bollette degli uffici pubblici, abbiamo tutte a carico del comune. La cosa che mi preoccupa veramente di queste bollette sono dei rincari molto, molto alti per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, che non giustifico secondo me, perché Consip, che dovrebbe controllare i costi delle nostre bollette, perché noi siamo obbligati ad acquistare l'energia elettrica e il gas tramite Consip, quindi controllare, quindi cautelarci un pochettino di più, mi sembra invece che non avvenga questo. Faccio un esempio: io ho visto delle bollette talmente alte che io, che ho un'attività anche di produzione, non ho subito, ho subito sì degli aumenti nella mia azienda, ma non così alti come li ha subiti il comune. Quindi sono convinto che mentre le associazioni di categoria ci danno una mano magari a proteggere nelle aziende private le nostre bollette, per quanto riguarda i comuni non ho trovato nessun aiuto né da parte di ARERA né da parte di Consip che ci dia una mano a controllare e calmierare questi costi. Nel mentre, il primo problema di Motta Visconti sul fronte bollette sembra essere quello della piscina comunale. Ma la piscina in questo momento qui sta tenendo duro. So che hanno fatto degli aumenti, so che ci sono stati dei contributi anche da parte dello Stato. Non abbiamo ancora il quadro della situazione, però la piscina in questo momento stiamo andando incontro a una stagione dove richiederà sicuramente un maggior costo per tenere l'acqua calda e tenere l'ambiente caldo, e quindi ci sarà sicuramente un maggior costo di gas e di energia elettrica, ma soprattutto di gas. Quindi evidentemente, se non succede qualche cosa che non viene, speriamo in questo nuovo governo che dicono che faranno di tutto per bloccare queste bollette, se non interviene qualche cosa effettivamente anche la nostra piscina sarà in serie difficoltà. Questo vale anche per le case di riposo o per quelle strutture, chiaramente, che sono dei servizi non direttamente gestiti dal comune, ma che però chiaramente sono servizi pubblici che dobbiamo dare alla cittadinanza. Chiudiamo per il momento la pagina dedicata ai rincari e passiamo ai dati allarmanti forniti dal dossier In Difesa 2022, perché i reati ai danni dei minori sono aumentati di oltre il 20% in Lombardia nell'ultimo anno. Sono dati allarmanti quelli pubblicati dal dossier In Difesa 2022 di Fondazione Terre des Hommes, soprattutto per la nostra regione. 1.175 i reati a danno di minori commessi nel 2021 in Lombardia, più 22% dal 2020. A livello nazionale, il numero dei reati commessi in danno di minori in Italia nel 2021 segna uno sconfortante record, superando per la prima volta quota 6.000. I dati riportati dal dossier In Difesa di Terre des Hommes registrano un record sconfortante. Per la prima volta si superano i 6.000 bambini e bambine vittime di reato. Precisamente sono state registrate 6.248 vittime. Soprattutto se si va a guardare i reati a sfondo sessuale, la maggioranza delle vittime sono di genere femminile. L'88% infatti delle vittime, per esempio, dei reati di violenza sessuale aggravata, sono bambine e ragazze. La Lombardia purtroppo si conferma come la regione che registra il numero più alto, più elevato di vittime. Sono oltre 1.000 i bambini e le bambine vittime di reato, e anche a livello regionale tra il 2020 e il 2021 c'è stato un significativo aumento. Si tratta di un aumento del 22%. Ecco quali sono i reati a danno di minori più diffusi in Lombardia. Si registra appunto un forte aumento del reato di violenza sessuale,
più 55%, ma anche un aumento dei reati di maltrattamento nei confronti di minori, più 22%. Effettivamente la pandemia ha fatto emergere le fragilità familiari, le famiglie sono state molto più esposte alle difficoltà che conosciamo bene e questo a scapito appunto del benessere e dei diritti dei bambini e delle bambine. Possiamo anche fare però un'altra considerazione che se vogliamo ha un risvolto positivo. Un aumento di casi può anche voler dire un aumento delle denunce e quindi anche una maggiore efficacia del ruolo delle forze di polizia e una maggiore fiducia verso appunto le istituzioni perché si denuncia di più. Stiamo facendo abbastanza o possiamo fare sempre di più? Sì, sempre si può fare di più, appunto il fatto che ci siano più denunce è un riscontro positivo, però i numeri sono agghiaccianti, per cui sempre siamo ancora di più chiamati a sensibilizzare, ad avere un atteggiamento di allerta per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e delle bambine. La pagina della cronaca con una condanna a 8 mesi per occupazione abusiva di un alloggio, una 85enne non autosufficiente, un caso per cui è intervenuto nella giornata di ieri il garante dei detenuti, il tribunale di sorveglianza proprio nelle scorse ore ha disposto la scarcerazione. Sentiamo. Verrà scarcerata la donna di 85 anni non autosufficiente che da circa 2 settimane si trovava nel carcere di San Vittore per un ordine di carcerazione in seguito ad una condanna definitiva ad 8 mesi per il reato di occupazione abusiva. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha così sospeso l'esecuzione della pena. Il caso era stato denunciato negli scorsi giorni dall'associazione Antigone, la no profit che si occupa di giustizia e diritti umani nelle carceri. Secondo l'associazione, infatti, la donna si trovava rinchiusa a San Vittore nonostante il reato non fosse di grande pericolosità sociale e anche la pena fosse di brevissima durata. Ad aggravare la situazione, secondo l'associazione Antigone, il fatto che la signora non fosse autosufficiente, richiedendo perciò un'assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori. La vicenda investe 2 questioni, commentano dall'associazione: la sempre maggior frequenza con cui persone anche ultra settantenni e ultra ottantenni entrano in carcere e dall'altro la questione centrale della residenza che impedisce una vera e propria presa in carico da parte dei servizi, lasciando al penitenziario l'onere di gestione residuale. La richiesta che facciamo, continuano, è che per questa anziana donna si trovi il prima possibile una soluzione che le consenta di scontare la pena in un luogo più confacente e sicuro per la sua età e le sue condizioni di salute. Secondo gli ultimi dati, al 30 giugno 2022 si contavano 1.065 detenuti che hanno più di 70 anni, rappresentando questi quasi 2% della popolazione detenuta, un numero che negli anni recenti è in costante crescita. Un problema, secondo la no profit, che evidenzia come ci sia bisogno di una grande attenzione per la loro condizione e che, soprattutto dinanzi a pene brevi da scontare o residue, è fondamentale trovare alternative alla detenzione. Ancora la cronaca con dei baby rapinatori in azione nella via della Movida del centro di Milano, in particolare in Corso Como, sono stati però fermati a fine serata da alcuni agenti non in servizio. Stavano trascorrendo una serata tranquilla tra colleghi, non in servizio. Cambia tutto quando i 6 agenti delle volanti di Milano, usciti da un locale in Corso Como, assistono ad un furto e riescono a bloccare 3 baby rapinatori. È successo all'alba di mercoledì mattina e a finire in manette sono stati un 16enne cittadino algerino, un neo 18enne marocchino e un suo connazionale di 21 anni, tutti con precedenti e tutti irregolari in Italia. Sono le 4:30 del mattino in Corso Como quando i 3 e un loro complice, l'unico che è riuscito a scappare, hanno accerchiato un 25enne italiano con l'intento di rubargli il portafogli. Per bloccarlo e spaventarlo lo hanno colpito con lo spray al peperoncino, ma è proprio in quel momento che i 6 agenti escono dal locale in cui stavano trascorrendo la loro serata fuori dal servizio di pattuglia e vedono tutta la scena. Prontamente riescono a bloccare i 3 ragazzini, ma proprio mentre gli agenti identificavano i rapinatori, a loro si avvicina
avvicinato un 24enne, anche lui italiano, che ha raccontato di essere stato scippato poco prima da uno della banda, che aveva poi preteso che andasse a prelevare 250 euro per restituirgli il telefono. La stessa vittima ha indicato e riconosciuto il presunto responsabile come il 21enne, tra gli altri particolarmente visibile perché indossava un giubbotto arancione. I tre, quindi, sono stati arrestati per rapina aggravata, mentre il più grande è stato anche indagato a piede libero con l'accusa di estorsione per il blitz contro il 24enne, a cui aveva sottratto l'iPhone chiedendogli poi dei soldi in cambio. Sempre addosso al 21enne è stata trovata la bomboletta di spray al peperoncino usata per l'ultima rapina, mentre il neo-18enne aveva in tasca 250 euro e il 16enne 150. Anche la zona della stazione centrale, ancora una volta al centro di episodi di cronaca, si è avvicinato ad una donna seduta ai tavoli di un ristorante proprio all'interno della stazione, le ha rubato la borsa appoggiata a terra nascondendola in una busta, ma è stato visto dagli agenti della Polfer in servizio antiborseggio nello scalo, è stato così arrestato per il reato di furto aggravato un 28enne marocchino pluripregiudicato. La borsa è stata riconsegnata alla vittima, che non si era accorta di nulla. Sempre in stazione gli agenti hanno arrestato una cittadina bosniaca di 27 anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per numerosi reati contro il patrimonio, per i quali dovrà scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione. Lasciamo la cronaca, torniamo a parlare anche dell'emergenza medici di base con i bandi andati deserti negli mesi scorsi. Arrivano buone notizie, con il terzo tentativo arrivano oltre 150 candidati. Dopo due bandi andati semideserti, il terzo tentativo della ricerca di medici di base per far fronte alla grave carenza in tutta la Lombardia sembra aver preso la piega giusta. All'ultimo bando, infatti, aperto lo scorso settembre con scadenza il 14 di ottobre, hanno fatto domanda ben 152 medici di medicina generale disposti a lavorare nei quartieri milanesi che ora sono scoperti. Un risultato che fa ben sperare, visto i precedenti risultati. Tra maggio e giugno, infatti, per la TS milanese si erano candidati in circa 40 camici bianchi e per di più tra questi 10 erano stati scartati per mancanza di requisiti. Nella TS milanese a mancare sono infatti 266 dottori, di cui 45 solo nella città di Milano, e tra le zone più sfornite ci sono i quartieri periferici come Giambellino, Lorenteggio, Barona, ma anche la zona Farini, San Siro e Baggio. Intanto sia la regione che il comune di Milano stanno cercando di incentivare il più possibile i medici di base ad andare nelle periferie milanesi. Palazzo Marino ha infatti stipulato un accordo con la TS milanese per offrire ai giovani medici spazi per i propri studi a canone agevolato nei quartieri popolari, così come la regione ha fatto con le case popolari di Aller Milano. Inoltre, Regione Lombardia ha recentemente stanziato 15 milioni proprio per i medici di medicina generale, risorse che andranno per la formazione dei medici e per l'apertura di ambulatori e poliambulatori. Infine, anche l'Ordine dei Medici di Milano punta alla formazione dei giovani dottori con un corso su come muovere i primi passi nella professione. Voltiamo pagina perché Città Metropolitana ha stanziato 18 milioni di euro per i comuni di Abbiatense e Magentino, avviando contestualmente una serie di incontri proprio con i primi cittadini. Sentiamo. Il primo di una serie di incontri che proseguiranno a partire dal prossimo mese, un incontro con cui l'intento di Città Metropolitana, arrivata con i suoi dirigenti nella sala consiliare di Magenta per parlare ai sindaci del Magentino e dell'Abbiatense, è quello di coinvolgere le amministrazioni in quello che è il piano strategico della ex provincia per il nostro territorio nel periodo 2022-2024 e che si basa su un piano di interventi che per ora ammonta a quasi 18 milioni di euro, più nello specifico, come illustrato da Maria Cristina Pinoschi, vice direttore generale di Città Metropolitana. Per quanto riguarda il progetto Spugna, quello sul rischio idrogeologico, Arluno riceverà 503.000 euro per Piazza De Gasperi, Marcallo con Casone 529.000 per via Manzoni, Rosate quasi 1.962.000 euro per interventi fra via Colombo, via Verga e via Duse, mentre Sedriano fa il pieno con 1.600.000 euro da
da utilizzare per la riqualificazione di via Fagnani. Più interessanti i fondi derivanti dal progetto Camin. Anche qui Sedriano è il paese che prende più fondi di tutti, oltre 2 milioni per il restauro di Villa Lavena, seguito da Morimondo, a cui spetta poco più di 1 milione per il suo complesso cistercense, e infine Besate, a cui vanno 625 mila euro per riqualificare il suo centro sportivo comunale. 400 mila euro è invece l'importo che i fondi per l'edilizia scolastica assegnano al liceo Quasimodo di Magenta per interventi su caldaie e condizionatori, efficientamento energetico in generale della struttura. Ma per ora rimane ancora in evasa la richiesta, che proviene da tutto il magentino e non solo dal sindaco di Magenta, di ricavare dei fondi per la costruzione di un nuovo plesso scolastico per tutto il magentino. Torniamo a Milano con le notizie, perché arrivano buone novità sul fronte del mercato immobiliare, e gli ultimi dati parlano di un settore in espansione, questo nonostante il periodo di crisi. Il punto nel servizio. Aumenta il valore degli immobili nuovi a Milano e aumentano i prezzi. Nel primo semestre 2022 valgono in media 6.167 euro al metro quadro, più 5,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In centro città i prezzi medi si attestano a 10.672 euro al metro quadro, nel settore nord 4.944 euro al metro quadro, nel settore est 5.139 euro al metro quadro, nel settore sud a 4.437 euro al metro quadro, nel settore ovest a 5.645 euro al metro quadro. Sono i dati di sintesi che emergono dalla rivelazione dei prezzi degli immobili della città metropolitana di Milano sul primo semestre 2022, realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Milano si riconferma una meta molto ambita, molto richiesta, cresce la domanda e non sempre viene evasa, perché il prodotto numericamente non può sempre rispondere alle esigenze di chi cerca per investimento o per residenza o anche a livello commerciale. I fattori condizionanti sono positivi anche per l'Interland, per i comuni ben collegati, ma sono anche molti fattori negativi che non permettono di fare grandi previsioni, perché c'è comunque in corso un conflitto. La ricaduta del fabbisogno energetico con i rincari condiziona moltissimo il mercato e penalizzerà anche tanto il mercato delle locazioni per l'incidenza delle spese condominiali. Le locazioni commerciali potranno essere condizionate anch'esse dal caro bollette, che rende già precarie diverse attività, per cui anche l'inflazione, che di solito è amica dell'immobiliare, in questo caso non può essere considerato per forza un fattore positivo. I bonus fiscali, ancora in discussione soprattutto per le modalità di applicazione, possono condizionare le scelte future, e l'aumento delle materie prime, l'allungamento dei tempi della consegna delle stesse può in parte avere delle conseguenze sui cantieri e anche sugli utenti finali. Non ultimo, i tassi dei mutui che continuano a crescere. Il mercato immobiliare a Milano è in ottima salute nonostante la crisi che stiamo vivendo. La rilevazione prezzi presentata dalla Camera di Commercio e realizzata con le principali associazioni di categoria dimostra un mercato ancora in salute, sia per quanto riguarda la città di Milano, ma altrettanto per la città metropolitana. In particolare il mercato residenziale si conferma molto resiliente anche in un particolare momento come quello che stiamo attraversando. Certamente per i prossimi mesi a venire bisognerà monitorare con grande attenzione quello che effettivamente avverrà sul campo. La comunità di Arluno ha dato l'ultimo saluto a Sergio Brighenti, ex giocatore della Serie A e membro della staff della Nazionale di Calcio. Si è spento all'età di 90 anni lunedì per un malore. Arluno dice addio a Sergio Brighenti, storica stella del calcio italiano. Brighenti si è spento nella giornata di lunedì all'età di 90 anni a causa di un malore improvviso. Si era trasferito ad Arluno per stare vicino ai suoi cari. Sergio Brighenti ha avuto una florida carriera calcistica, esordito in campionato nel 1949 fino ad arrivare nella rosa di squadre come l'Inter e la Sampdoria, guadagnandosi l'appellativo di capocannoniere. Significativa è anche l'esperienza
presenza di Brighenti nella nazionale italiana, alla quale Brighenti ha partecipato indossando anche la fascia da capitano. Alla fine della carriera calcistica è stato il vice di Azeglio Vicini durante l'Europeo 88 e il Mondiale d'Italia 90. È stato inoltre opinionista televisivo sempre nel mondo del calcio tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Il sindaco di Arluno Moreno Agolli lo ha salutato definendolo uno dei più grandi cannonieri del campionato italiano di calcio degli anni 50. Sergio è morto a 90 anni, ha detto Agolli. Abitava ad Arluno solo da pochi mesi quando si era riunito ai suoi nipoti, la sua famiglia. Verrà tumulato nel nostro cimitero dove già riposa il figlio. Alla famiglia le condoglianze della nostra comunità. Questa era anche la nostra ultima notizia. Vi ricordo gli appuntamenti della prima serata con Politica alla Parola, il nostro direttore Stefano Calvi, e subito dopo qui Regione con tutti gli aggiornamenti dalla Regione Lombardia. Adesso il meteo, noi ritorniamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.